un muro di indifferenza che si sta innalzando rispetto ai temi della guerra, del genocidio. Quante fesserie abbiamo raccontato a proposito della guerra in Ucraina e oggi nel Medio Oriente. C'è lo scontro fra il bene e il male, tutte stupidaggini. La verità è che dobbiamo decidere qual è il nuovo equilibrio mondiale, perché non regge più l'equilibrio post-bellico fondato su un unico centro di comando, gli Stati Uniti d'America e la NATO e il dollaro. Non è più così, perché fra 10 anni Europa e Stati Uniti saranno un decimo dell'umanità. Un decimo! Allora dobbiamo costruire un mondo multipolare, con pazienza. L'unico che ha questa prospettiva non è un politico, è quel signore vestito di bianco che parla ogni domenica a Roma dalla finestra e che ci ricorda che se non abbiamo un mondo multipolare, se non riprendiamo la via del dialogo, noi stiamo costruendo un passo alla volta, la guerra nucleare. Quello che sta succedendo in Medio Oriente è terribile. I terroristi sono terroristi, nessuna giustificazione, neanche nazionale, ma non si può immaginare di avere 10.000 morti sotto le bombe, 3.000 bambini morti nell'indifferenza generale. Il principale nemico di Israele si chiama Netanyahu. Non è possibile. Allora, abbiamo qualcosa che comincia a darci i brividi. Sono passati 80 anni. Immaginavamo di non vedere più le scene della Seconda Guerra Mondiale. Ma badate, quando sono passate due, tre generazioni, gli anticorpi ormai non ci sono più. Non c'è più la memoria di quelle tragedie. Non c'è più la memoria dei bombardamenti, dei lager, delle SS che tiravano i bambini ebrei per aria e gli sparavano addosso. Le generazioni crescono e per i giovani di oggi parlare della Seconda Guerra Mondiale è come era per noi parlare del Risorgimento. Sembrano cose lontane. Attenti, perché un passo alla volta noi ci stiamo avvicinando alle grandi tragedie. Ecco, queste le grandi questioni che dovrebbero creare gli entusiasmi collettivi, che dovrebbero essere assunte da un partito come il Partito Democratico, altre che le palle e fesserie.